Trasferta ad alto rischio per la vice capolista San Buceto, che va a far visita al Cupello, tra le squadre più in forma di questo scorcio di campionato, che nonostante le carenze forzate in organico vive un buon momento di forma, corroborato da risultati all'altezza delle aspettative. I rossoblù di mister Carlucci hanno avuto un fragoroso avvio di anno solare, con due successi in altrettante gare disputate, ma anche la truppa viola non può lamentarsi dopo la netta affermazione di 7 giorni fa con la Mitrnina. Per la compagine di mister Del Zotti non c'è alternativa ai 3 punti, visto che il Chieti veleggia al comando e non molla la presa. La partenza della squadra sambucetese è promettente, anche se Micale non deve intervenire sugli iniziali affondi del reparto offensivo ospite, pericoloso ma poco preciso nell'individuare lo specchio della porta. Si parte con l'ottimo suggerimento dal fondo di Nardone per la corrente Beniamino, che dal limite calcia a colpo sicuro, ma la sua conclusione viene deviata dal provvidenziale intervento di Antenucci, che si rifugia in corner. Poco dopo è Legnini ad avere una buona opportunità su uno spiovente da fermo di Nardone, ma il suo stacco in area manda la sfera a sorvolare i legni della porta rossoblù. La truppa ospite staziona ancora nella tre quarti avversaria e va ancora all'affondo con il gran bolide di Lalli, ma anche in questo caso la mira non riesce ad essere più precisa e Micale può rimanere inoperoso anche sulla successiva incornata in area dell'avanzato Legnini, con Nardone ancora nelle vesti di ispiratore. Smaltita l'iniziale sfuriata della vice capolista, il Cupello riordina le idee e avanza il proprio baricentro, ma si morde le mani per il mancato tapin di Perrella appostato sulla linea di porta, che non riesce ad intervenire sul succulento invito dal fondo di Incoronato. I padroni di casa si riscattano prima della mezz'ora, quando D'Alessandro va a segno con un guizzo in area piccola che finalizza nel migliore dei modi la caparbia iniziativa del suo compagno di squadra Nuozzi dal versante destro. Si va dunque al riposo con il prezioso vantaggio di misura confezionato dalla truppa di mister Carlucci, che alla riapertura delle ostilità rischia grosso, ma deve ringraziare la cattiva mira di Salvallegra, ex di turno, che divora una colossale opportunità a tu per tu con la porta di Micale. Al 14esimo Criscolo termina a terra in area rossoblù, ma il signor Sciubba lascia proseguire non ravvisando alcun tipo di irregolarità. Passano 2 minuti e Micale agguanta di fatto il suo primo pallone della contesa, anche se non deve assillarsi più di tanto per bloccare la conclusione centrale del sempre mobilissimo Nardone. Mister Carlucci richiama in panchina Incoronato e inserisce al suo posto Nintè, ancora a mezzo servizio, ma che si fa subito notare in 2 occasioni che lo portano alla conclusione all'indirizzo della porta rivale, anche se Dedeo fa buona guardia nel primo caso e lascia sfilare all'affondo successivo del numero 18 Cupellese. Al 32esimo si verifica un episodio destinato a cambiare gli equilibri in campo, visto che per Giuliano arriva il secondo giallo di giornata e il rosso conseguente che lo spedisce alla doccia anticipata. Prima del 90esimo il San Buceto riesce a guadagnare anche un calcio di rigore aspramente contestato dalla squadra locale, in seguito ad un presunto contatto falloso di Tucci ai danni di Criscolo a ridosso della linea di fondo campo. Alla battuta va il bomber Lalli, che cristallizza il definitivo pareggio con un tiro impeccabile dagli 11 metri. Finisce in parità, risultato che lascia un pizzico di amaro in bocca ai padroni di casa, ma che alla resa dei conti sembra il risultato più giusto per quanto messo in mostra dalle due squadre. Mister Carlucci, un po' di rammarico sicuramente per l'ultimo episodio sfavorevole. Stavate per portare a casa 3 punti, poi c'è stato questo calcio di rigore un po' dubbio, però probabilmente anche un'ingenuità da parte di qualche suo calciatore. Ma dispiace quando l'arbitro assegna un rigore al 90esimo, lui ha visto così, non voglio commentare. A detta di molti il rigore non c'era, però andiamo avanti così. Ma soprattutto 5 minuti prima ha espulso un nostro giocatore che era fermo, l'avversario ha cercato le gambe sue. Non fa niente, dovevamo essere più forti anche di tutto questo. Io ai ragazzi posso dire solo bravi e grazie, perché hanno interpretato la partita alla grande e non era facile oggi in un reparto difensivo dove mancavano 2 elementi fondamentali. Io non mi lamento mai di chi manca, però in questo momento su un reparto perdere il 50% per squalificare, insomma, è duro, oltre tutti gli infortuni. Però andiamo avanti, c'è un po' di rammarico, però ci dobbiamo essere consapevoli che ce la siamo giocati con la capolista, anche se i primi 15-20 minuti abbiamo sofferto, perché comunque loro sono un'ottima squadra. E siamo con Francesco Del Zotti, che quest'anno sta vivendo un'ottima esperienza, probabilmente il più giovane tecnico del campionato di eccellenza, al primo anno ottimi risultati, oggi però un pareggio un po' fortunoso. Ah, fortunoso, se si va ad analizzare la partita nell'arco dei 90 minuti abbiamo avuto 2 azioni clamorose. Credo che il secondo tempo il Cupello, forte del vantaggio, si è schiacciato nella propria metà campo e noi abbiamo fatto un grande gioco. Non siamo stati abili e fortunati a finalizzare. Tutto sommato credo che il pareggio sia giusto.